Chiederemo anche interventi economici all'Unione Europea. Per esempio, valuteremo la possibilità di accedere al fondo di solidarietà per le calamità naturali, che non è propriamente un fondo per le emergenze sanitarie, ma che riteniamo comunque di poter, è una delle opzioni, di dover accedere a fondi europei, perché di fatto le misure che abbiamo messo in atto sono misure a garanzia non solo della nostra regione, non solo dell'Italia, ma di tutta l'Europa e io direi anche da tutto il mondo. Abbiamo visto che diversi commenti sul fatto che il Presidente della Regione ieri si è messo una mascherina. Mi permetto di fare un commento a riguardo, che ci siamo scambiati anche tra colleghi. In questi periodi una persona con una mascherina rappresenta un atto di civiltà in un momento in cui c'è un virus in circolazione, fosse anche una semplice influenza. Quindi l'idea della mascherina è un'idea che dobbiamo imparare a vedere e a conviverci nel caso di epidemie. Lavoreremo a un piano di rilancio del sistema economico lombardo a 360 gradi, quindi questa emergenza che abbiamo avuto deve essere per noi uno stimolo per rilanciare il nostro territorio, per rilanciare il sistema Lombardia e il sistema Italia. Chiudo lasciando la parola ai miei colleghi con una battuta. Abbiamo letto a volte paesi che chiudono le frontiere agli italiani, altri che mettono gli italiani in quarantena, qualcuno che specifica le aree del nord. Io chiudo con una battuta nota, ma il messaggio che vogliamo dare noi è: non fate alla Lombardia e all'Italia ciò che non vorreste e non reputiate giusto fosse fatto a voi in questo caso.